Salve a tutti, salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video del gruppo 1881. Oggi parliamo del secondo requisito del Seco 5, ovvero la tenuta stagna. Il primo abbiamo visto era il, il requisito del, del calibro automatico, il 410. Vi ricordo che poi il 410 diventerà il 6619. Già nel 64 cambierà codificazione, ma è identico calibro A21 Gravels. Il requisito della tenuta stagna necessita di una, una piccola premessa storica. Il Giappone arriverà tardi, le case giapponesi arriveranno molto tardi alla, diciamo, a, alla, alla realizzazione di, di orologi eh, subacquei, e quindi con una buona tenuta stagna. Questo perché è semplice, proprio perché le case giapponesi, qui soprattutto Seiko e Citizen, nel dopoguerra hanno subito e eh, eh, diciamo partito moltissimo la fase della ricostruzione, per cui non potevano certo dedicarsi a studi e a delle diciamo sperimentazioni eh, volte a, mh, a ricercare soluzioni eh, per eh, dare ai propri orologi una buona tenuta stagna. Per cui Diciamo che se da un lato già le case svizzere nei primi anni 50, già nel 53-54, immettono sul mercato ottimi orologi, subacquei, già con una buona tenuta stagna, eh, diciamo, i giapponesi ancora erano indietro da questo punto di vista. Il periodo di stagnazione degli anni 50 e eh, quindi la fase anche di ricostruzione del, del paese non permetteva certo poi alla gente di potersi godere eh, delle grandi vacanze e quindi di potersi anche divertire e quindi utilizzare i, uh, gli orologi sportivi durante le attività. Magari eh, durante appunto, le attività vacanziere, durante le ferie. Eh, quindi, non si, negli anni 50 in Giappone non si faceva surf, non si facevano sport mh, acquatici, diciamo. eh, Erano forse pochi quelli che potevano permetterselo. Però, con l'uscita del Giappone da questa fase critica di stagnazione eh, post-seconda guerra mondiale, ecco che allora. Pian piano anche Seiko si avvicina alla, alla problematica della tenuta stagna degli orologi. Una problematica fondamentale proprio perché la gente cominciava anche a, a richiedere orologi con questa tenuta, quindi c'era una clientela che li richiedeva. Nel 1959 Seiko esce con una linea molto interessante, Kronos. Vi faccio vedere una bella foto di una, di una pubblicazione. Questo è un testo che, peraltro, mi è stato regalato dall'amico Sergio. Che ringrazio. Questo è un Cronos. La particolarità di questo orologio era quella di avere una tenuta buona già di 50 metri. Ecco, guardate: allora vedete la cassa, qui lo si vede, è costituita da due elementi: un anello a vite che si avvita alla cassa, un fondello che invece è appoggiato sulla guarnizione e viene. Praticamente tenuto dall'anello, e viene in sostanza l'anello lo comprime sulla guarnizione e quindi crea una, una buona tenuta. Uh, questo tipo di sistema, io credo che sia un brevetto utilizzato già negli Stati Uniti. Credo da Bulova, se non vado errato, se non da altri, ma credo sia. Di origine eh, statunitense come, come, come tipo di mm, eh, brevetto. Eh, ecco, nel 59 Seiko esce con questo tipo di orologi che hanno una particolarità, cioè hanno il simbolo del, leone, del, leone, scusate, del, del cavalluccio marino, dell'ippocampo, che indica appunto indica appunto una buona tenuta, un orologio con una buona tenuta stagna, waterproof in sostanza, waterproof, voi sapete che poi il termine waterproof eh, nei primi anni 70 cambierà in water resistant Comunque, da quel momento, dal 59 in poi, Seiko comincia a produrre orologi con una tenuta stagna. Il massimo raggiunto sarà il 70 metri con un Seiko Matic, peraltro molto raro da reperire in quella fase eh, però avremo linee base come gli sportsman questo è uno sportsman che avranno tenute di 30 metri linee diciamo tecnicamente e qualitativamente superiori agli sportsman la champion con sempre una tenuta di 30 metri peraltro qui il 30 è in blu non si vede forse Posso farvelo vedere qua, sì. guardate, qui si dovrebbe vedere. Questo è uno sportsman 30 metri, eh, scusate, un champion 30 metri. Guardate il simboletto del cavalluccio marino sul fondello In che indica appunto quel, quel dato, cioè una buona tenuta stagna. Quando Seiko, nel 63, introduce quindi il, il Seiko 5, ha ah, già. Una certa esperienza in materia di waterproof, ha iniziato già nel 59 a produrre orologi con una tenuta stagna basica, però comunque utile quantomeno per attività, diciamo non certo professionali, ecco, non certo professionali, ma comunque per chi eh, utilizza l'orologio a contatto con l'acqua. Mm, cosa, mm, eh, diciamo, cambia se vogliamo con il Seiko 5? Il fatto che abbiamo un orologio automatico, quindi mentre tutte le linee precedenti sono linee con calibri a carica manuale, qui abbiamo un automatico, un automatico che è un po' più spessorato diciamo, no? quindi anche la cassa è un po' più spessorata. Il, il raggiungimento di una tenuta stagna che comunque era di 30 metri nel Seiko 5 di allora ma lo è ancora oggi nel senso che i Seiko 5 prodotti fino a poco tempo fa avevano una tenuta stagna di, di 30 tant'è vero che quando la tenuta era un po' più alta tipo 50 metri Seiko sul quadrante lo indicava e sono i cosiddetti Seiko 5 superior Uh, e poi dopo, vabbè, nel, nel 1968 introdurrà le linee uh, 5 Sport che avranno invece una, una tenuta di 70 metri uh, per arrivare ad oggi, che invece, come sappiamo, è di 100. Comunque, uh, nel 63 Seiko uh, anche grazie ai nuovi standards produttivi che, di cui ho già parlato nella prima puntata, in sostanza, uh, questi standard prevedevano che tutta la progettazione fosse fatta eh, con misure eh, legate al sistema metrico eh, e non a quello delle linee, per cui si misurava il tutto in millimetri. Eh, questo permetteva alle parti, a tutti i componenti di integrarsi meglio. Eh, ciò ha portato Seiko quindi a realizzare un prodotto eh, affidabile, ben strutturato e ben progettato ad hoc, quindi si tratta di un progetto specifico per raggiungere questa tenuta stagna con un calibro automatico nuovo, peraltro, creato ad hoc, come abbiamo visto, da un team della, della fabbrica SUVA, eh, in una cassa che comunque continuava ad avere il fondello a pressione. Quindi, come tutte le altre, a parte i Kronos che avevano questo fondello, ripeto, particolare con quei due pezzi, fondello più anello, ma anche Champion e anche Sportsman avevano ancora il fondello in, eh, a pressione. Uh, la cassa. La cassa disegnata da Tarotanaka, peraltro è una cassa, voi direte in acciaio, non è una cassa completamente in acciaio, mentre il fondello lo è. È un fondello in acciaio, la cassa in sostanza è una cassa placcata. Quindi io credo che il materiale: allora, se io non ho reperito uh, un dato specifico sul materiale della cassa, la cassa viene dichiarata STP, cioè stainless steel plated, vuol dire che ha una placcatura in acciaio, quindi era placcata acciaio ma non era in acciaio in sostanza, era solamente ricoperta. Credo sia uh, uno de, o ottone o comunque un materiale similare. Non ho trovato dati su questo sul materiale della cassa, dico la verità. Uh, però mh, lo si vede che non è tutto acciaio dalle scoloriture tipiche adesso qui soprattutto nei punti che più frequentemente sono soggette a usura. Quindi le punte delle anse, qualche, diciamo, profilo anche della cassa. Lo si vede molto chiaramente. Quindi ricordatevi: i primi 6 o 5 poi cambierà, eh? nel senso che già a metà degli anni 60 le casse saranno già. Tutto in acciaio, però i primissimi non hanno una cassa completamente in acciaio, eh, neppure quella con placatura a oro non era mm, in acciaio. Um, il, mm, il dato comunque mm, eh, rilevante in questo, eh, in questo prodotto era appunto quello di fornire in ogni caso una eh, buona tenuta stagna in un orologio automatico. Uh, diciamo che. Anche in altre linee automatiche come la Seiko Matic, Seiko forniva una buona tenuta stagna che normalmente era di 30 metri, salvo rare eccezioni, perché ci sono dei Seiko Matic di 50 e anche una referenza di 70 metri, piuttosto rara, però normalmente queste tenute stagne erano di 30 metri, quindi diciamo che nei primi anni 60 la, la norma era una uh, waterproof di 30 metri, c'erano poi eccezioni come Kronos 50 e qualche Seicomatic con una 50 o massimo 70 metri, ma si tratta di una referenza e basta. Um, detto questo possiamo dire um, che il secondo requisito quindi adottato dalla, dai Seiko 5 non è un requisito diciamo innovativo per Seiko era un requisito che però possiamo dire era il frutto già di una sperimentazione nata non molto indietro nel senso che non era una sperimentazione antica non parliamo dei primi anni 50 parliamo della fine degli anni 50 parliamo quindi del 59-60 e 60, però voglio dire aveva già qualche anno di eh, sperimentazione sul campo c'erano già prodotti che eh, potevano fruire di questa, di questa tenuta stagna eh, detto questo vi rinvio al, al prossimo video il quale parlerà Ecco, ve lo sono scritto, ecco, del day date e del quadrante uh, sul day date. Vi anticipo semplicemente questo: il day date in sostanza che cos'è? È una caratteristica del movimento, se ne poteva parlare già nel movimento, ma come sapete il. Uh, diciamo, i requisiti prevedono proprio um, che il diadete sia trattato in, in modo specifico ed autonomo ed, ed abbia una sua, quindi, una sua analisi, perché è un'analisi anche interessa interessante, nel senso che c'è dietro anche un aneddoto, un aneddoto um, che um, vi uh, svelerò. Chiaramente la prossima volta, ma che è molto, molto eh, diciamo, gustoso dal punto di vista di quelli che possono essere le, eh, diciamo, mh, i fatti storici che hanno portato alla, alla realizzazione di un prodotto come appunto il Seiko 5. Detto questo, vi saluto e vi eh, rinvio alla prossima puntata. Eh, invitandovi sempre a iscrivervi a questo canale e a disiscrivervi da canali che fanno televendite.